Civil Week 2024. Ci troviamo nel comune di Segrate, al secondo piano della biblioteca, dove siamo in compagnia della signora Maria Grazia Crespi, presidente dell'associazione Il Sinantropo. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno signora. Allora, ci vuole raccontare dell'associazione Il Sinantropo? Da dove nasce questo nome? Ma è nato il nome, è nato, rappresenta diciamo un uomo della preistoria, diciamo 400.000 anni fa, uomo di Pechino, e pare che fosse Homo erectus, ma tra i primi che ha cercato di fare una comunità. Dato che tra i fondatori eravamo in sei, ora sono rimasta solo io, però c'era una professoressa di arte molto interessata a queste cose e aveva deciso che rappresentavamo la ricerca proprio di fare una comunità con un interesse. Potevamo rappresentare bene l'uomo di Pechino, e così è nato Sinantropo, è rimasto il nostro simbolo ormai dal 1973. E quindi associazione Il Sinantropo. E di cosa si occupa questa associazione? Di arti figurative, praticamente quasi esclusivamente pittura e ceramica, olio, acquarello, acrilico, disegno e ceramica. E infatti, proprio in tema di ceramica, pittura, siamo qui per la Civil Week 2024 a presentare alcuni dei lavori degli associati del Sinantropo. Del Sinantropo, infatti. La Civil Week aveva fatto delle proposte di argomenti da trattare. Ovviamente c'erano degli argomenti che noi come pittori non potevamo affrontare, certo. Però abbiamo scelto ambiente, che era quello che si confaceva di più al nostro tipo di attività, diciamo. E così abbiamo cercato di rappresentare l'ambiente, qualche volta anche in maniera un po' negativa, perché gli aspetti sia positivi che negativi, ecco, dell'ambiente. Però abbiamo cercato di stare soprattutto sul positivo. Certo. E qui sono rappresentati più di 100 quadri da 49 soci, siamo in 80, però soltanto 49 hanno portato i quadri, e più o meno sono tutti su questo argomento dell'ambiente. Mi diceva soci pensionati, è tutto soci un gruppo pensionati, di pensionati, perché non è che sia necessario essere pensionati, è necessario avere tempo libero di giorno e grandi passioni, passione ovviamente. Tempo libero di giorno, perché le nostre lezioni, i nostri incontri si svolgono sempre di giorno, tranne uno che per necessità abbiamo dovuto tenere 7.30, 9.30 alla sera, perché qualcuno proprio aveva delle esigenze, però sono normalmente tutti di giorno, per cui chi lavora chiaramente non può partecipare, certo. Insomma. Però oltre al fatto di partecipare a questi corsi, però ci troviamo anche come amici, andiamo a visitare delle mostre a Milano e anche a volte fuori. È un bellissimo momento di condivisione in cui le passioni sono messe al primo posto. Certo, bellissimo. Perché è nato così, e così cerchiamo di mantenerlo, proprio per quello che il fatto di essere in pensione, o perlomeno con un po' di tempo libero, aiuta più facilmente. Assolutamente. Noi la ringraziamo tantissimo. Immagino. Adesso daremo un'occhiata a tutte le opere e auguriamo a tutti una buona Civil Week. Grazie anche a voi. Grazie.